I cittadini pugliesi, in particolare chi versa in situazioni di difficoltà, hanno bisogno di tutto il supporto possibile in questo momento di emergenza. Per questo, la Regione Puglia ha varato alcune misure economiche che integreranno i provvedimenti già attuati dal governo nazionale. Tra queste, il rifinanziamento di quello che, da sempre, è uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazione regionale targata Emiliano, il reddito di dignità, a cui sono stati destinati 36 milioni di euro, estendendo la platea degli attuali beneficiari agli esclusi del reddito di cittadinanza, in modo da aiutare il numero più alto possibile di famiglie. Provvedimento che si aggiunge ad altri annunciati dal governatore Emiliano. Ai sindaci sono state destinate somme importantissime dalla Regione Puglia. Ieri abbiamo fatto uno stanziamento speciale di 11 milioni e mezzo di euro che serviranno ai sindaci per migliorare la qualità della loro assistenza, soprattutto a coloro che sono in situazione di necessità economica. Abbiamo sbloccato tutti i contributi alloggiativi, cioè i contributi sugli affitti, che finanziati con credo quasi 30 milioni di euro, e soprattutto abbiamo rifinanziato completamente il reddito di dignità. Il governo nazionale ha inoltre anticipato 4,3 miliardi di euro del Fondo di solidarietà per i comuni, a cui si aggiungono i circa 400 milioni di euro per la solidarietà alimentare, previsti dal Dipartimento della Protezione Civile e destinati sempre agli enti locali. Circa 480 mila euro saranno destinati a Bitonto. È attiva dallo scorso 26 gennaio, infine, la piattaforma regionale per fare richiesta di cassa integrazione in deroga.